Dopo la sconfitta nel recupero con la Riva Rolese, il Vado di Tarabotto ha la chance per mantenere contatto con i primi posti al Chitolina, però arriva la rivelazione del campionato: Mola Sana, neopromossa terribile, staccata dai Vadesi di una sola lunghezza. Dirige la signora Ortu di Cagliari, direzione arbitrale che causerà non poche polemiche. Senza appello è la rete che sblocca l'incontro per i rossoblu, con l'inserimento centrale di Vaggi che in qualche modo batte Secondelli per il vantaggio quasi lampo del Vado. Fase centrale del match che si arena a centrocampo, poi botta e risposta con la conclusione a giro di Romei bloccata da Monavia, e con la frustata di testa di Righetti Secondelli si trova la sfera tra i guantoni. Proteste Mola Sana al minuto 26, quando questa conclusione dal limite viene deviata forse con un braccio da un difensore vadese. La signorina Ortu lascia proseguire e dopo la sassata di Piovano alzata in angolo da Secondelli, il fischietto sardo lascia in 10 genovesi per questa timida trattenuta di Guidotti a centrocampo. Il numero 6 già ammonito, rimedia al rosso quando siamo al minuto 40. Mola Sana in 10, il 10 del Mola Sana. Donati ci prova dalla distanza, ma la sfera prende il giro sbagliato. Nella ripresa al Vado controlla e punge, il minuto clou è 13esimo, contatto a centrocampo che lancia il break dei Vadesi. Piovano si trova tu per tu con Secondelli e la gara è virtualmente chiusa. Secondelli che evita passivi più ampi alla mezz'ora, chiudendo lo specchio a Righetti. Sul corner successivo è Marchiano, l'errore di testa di Eretta che centra l'esterno della rete. Nel finale Romei prova ad edulcorare il pomeriggio del Mola Sana, ma il suo piazzato termina lato. Vince il Vado e rimane in scia alla Genova Calcio. Mola Sana che può recriminare.